Passiamo alla seconda parte che riguarda il layout di pagina e alcune linee guida di base. Quindi, cominciamo a ragionare. E la prima cosa che noi dobbiamo fare è distinguere tra ebook a impatto testuale e ebook a impatto visuale. Se non si capiscono queste due cose, le due caratteristiche, due tipologie fondamentali di ebook, è molto complicato riuscire a ragionare su queste cose. Allora, l'ebook a impatto testuale ha una caratteristica importante che consiste nell'essere fondamentalmente un ebook costruito da testo, all'interno del quale ovviamente possono esserci delle immagini, delle didascalie, anche dei link internet, chiaramente, però come vedete voi l'impatto che noi abbiamo nel avere in mano questo tipo di pubblicazione è chiaramente testuale. E, la caratteristica importante di ebook a impatto testuale è che, come potete vedere dalla parte destra di questa finestra, il lettore ha la possibilità di modificare questo impatto, cioè ha la possibilità di modificare ciò che vede da un punto di vista della composizione della pagina. Per esempio, può modificare il colore di sfondo della pagina, può modificare l'ampiezza dei caratteri, può scegliere dei font differenti e quindi alla fine il libro diventa qualcosa di molto molto diverso. Un libro a impatto testuale, per questi motivi, è sicuramente più accessibile e inclusivo di un ebook a impatto visuale, nel caso in cui l'ebook a impatto visuale non abbia adottato una serie di accorgimenti che permettano una maggiore fruizione. L'ebook a impatto testuale ha queste due caratteristiche. Prima di tutto il testo è text reflow, cioè il testo rifluisce e si ricompone sulle pagine nel modo in cui il lettore vuole che scorra, perché questo dipende dall'ampiezza del carattere. Quindi se io aumento l'ampiezza di questo carattere, aumenterà anche il numero di pagine, chiaramente. La seconda caratteristica è che è un libro a priorità di lettore, perché è il lettore che decide come deve essere appunto l'impaginazione. Invece, in un ebook a impatto visuale, il lettore non può decidere nulla, non può modificare il layout, a meno che il libro non comporti delle interazioni tali per cui effettivamente il lettore può modificare, ma sono casi rarissimi, perché tutto questo richiede un lavoro di programmazione, di coding, tutta una serie di artifici molto complessi che ovviamente le case editrici non sono disponibili a sobbarcarsi. Quindi fondamentalmente un libro a impatto testuale appare come una fotografia, non è modificabile. Allora, libro a impatto testuale, abbiamo detto che è questo. Come si produce un libro a impatto testuale? Si produce con delle semplicissime applicazioni, la migliore di tutte, veramente la migliore sia per Windows che per Macintosh, per i vostri tablet, eccetera, è Pages, prodotta da Apple, che è un'applicazione gratuita. Invece, per quanto riguarda la costruzione di un ebook a impatto visuale, non esiste applicazione migliore di PubCoder attualmente, che voi vi potete anche scaricare gratuitamente in prova e potete anche provare la beta 3 che è appena uscita, poi a settembre ne riparleremo, vedremo come funziona tecnicamente. Guardate però come un ebook a impatto testuale funziona, perché vedete che ha delle immagini che sono predominanti e meno testo. Il testo, eccolo, lo potete anche osservare da questa pagina tratta da un ebook della Walt Disney. Guardate l'impatto di queste immagini e il rapporto con il testo. Rispetto al libro precedente c'è una differenza importante. Ma come voi potete vedere, non basta l'immagine, non basta il testo, non bastano le interazioni in 3D e altri effetti speciali che si possono introdurre in questo tipo di libri. Occorre stabilire una composizione che sia equilibrata, non in senso assoluto, ma equilibrata in rapporto a ciò che si vuole raccontare, che si vuole rappresentare.
tra le due tipologie di pubblicazione, ebook a impatto testuale e ebook a impatto visuale, noi oggi ci occupiamo degli ebook a impatto visuale. Parliamo un secondo di accessibilità. Quindi, se vogliamo che veramente il libro sia accessibile, dobbiamo seguire alcuni principi. Deve essere un libro in formato EPUB. Perché in formato EPUB? Perché il formato EPUB è il formato standard degli ebook, compreso i ebook interattivi, nel formato EPUB 3, e quindi accessibili da tutti i dispositivi. Altri tipi di formati non sono accessibili da tutti i dispositivi. Poi dobbiamo tenere conto anche di un'altra cosa, degli stili di apprendimento. Non tutti apprendono allo stesso modo, e dal momento in cui abbiamo in mano un libro flessibile, cioè un libro che noi possiamo comporre anche inserendo delle interazioni, dei giochi, vuol dire che possiamo ragionare in termini concreti su come rendere adatto ai diversi stili di apprendimento quello che noi vogliamo creare. Possono esserci dei filmati, benissimo, ma dove li mettiamo, come, con quali dimensioni, con quale scopo, delle animazioni, delle interazioni e così via. Poi pensate sempre all'impostazione del testo, l'ampiezza dei font per una buona leggibilità, gli spazi intorno al testo, suddivisi in paragrafi, poi suddivisi in pagine, meglio dividere i contenuti, tra l'altro, su più pagine. Perché? Ma perché abbiamo un ebook digitale e quindi non siamo vincolati al numero di pagine. Saremo casomai vincolati, se vogliamo, a peso, a stare sotto delle dimensioni magari importanti, ma questo può essere un dato significativo o meno, dipende da chi, dove, come questo ebook sarà letto. Ma certamente non abbiamo il limite delle pagine, cosa che invece vincola molto l'editoria a stampa. Prima io vi mostrerò una serie di layout e di impostazioni, poi cercheremo di realizzarle insieme, poi vi farò delle domande, insomma cerchiamo di ragionare proprio su questo tema che è il layout di impaginazione. Questa è una pagina che può essere una pagina caratteristica di un ebook a impatto testuale. Qui abbiamo un testo che dice: io sono un'informazione di navigazione. Può essere utile, può esserci, può non esserci, non ha nessuna importanza, ma se c'è un'informazione di navigazione potrebbe essere qui. Per esempio, non potrebbe essere qui, in basso. Perché? Perché abbiamo già una didascalia. Ma anche se togliamo la didascalia, l'informazione di navigazione posta in basso diventa ridondante rispetto al fatto che abbiamo anche dei pulsanti a sinistra. Quindi, vedete, le cose vanno ragionate. Se abbiamo un'informazione di navigazione, la possiamo inserire qui. Io sono un testo, invece, da leggere comodamente in un ebook a impatto visuale. Sono abbastanza ampio da non richiedere uno sforzo di lettura. Questa pagina contiene elementi interattivi che non devono sovrastare la scrittura. Se ho molto testo e devo raccontare una storia, non posso raccontare una storia così a spizzichi e bocconi, a meno che non sia una fotostoria, per esempio. Ma altrimenti abbandono l'idea di un ebook a impatto visuale e scelgo di produrre un classico ebook, magari molto ricco di immagini, certo, però dove una storia possa essere fondamentalmente letta secondo una continuità e senza spezzare la lettura continuamente, d'accordo? È chiaro che possiamo anche ridurre un po' il testo, se vogliamo, però se osservate questa è una buona composizione. Che cosa abbiamo in alto? In alto abbiamo due barre, possono esserci, possono non esserci. Se le tolgo, vedete, si svuota il campo, quindi potrebbe essere apprezzabile, ma se io le tengo, però do una visione cinematografica. Ora, non dimentichiamoci che in fin dei conti ci sono due strutture fondamentali nella percezione umana, perché la cultura dell'uomo è stata condizionata da queste due percezioni. Una è la percezione cinematografica, tutti sono andati al cinema, tutti hanno visto lo schermo a 16 noni, ora il cinema è ovunque, è sui vostri dispositivi, quali che siano, siamo abituati a una rappresentazione di quel modo. Secondo, siamo abituati a una rappresentazione che può essere
impostato in modo verticale oppure in modo orizzontale, secondo due tipologie. Quindi a queste due tipologie, il libro orizzontale e verticale e il cinema, noi siamo abituati e la nostra cultura si rapporta a questa visione. Quindi ecco il motivo per cui se io tolgo questo, se io lo tolgo, ho una percezione che è strana. Se li togliessi tutte e due, idem, dovrei ricomporre le cose in un modo diverso, dovrei riempire la pagina di più. Perché? Perché passerei in questo caso da una percezione cinematografica a una percezione invece di tipo di libro, quindi diversa. E allora devo ripensarlo diversamente. Poi qui abbiamo, vedete, tre pulsanti, 1, 2, 3, possono essere 1, 2, 3, possono anche non esserci, ma è chiaro che se costruiamo un libro interattivo, beh, noi possiamo avere, per esempio, un pulsante che fa apparire o sparire delle cose in ciascuna pagina, per cui tutte le volte che noi premiamo un pulsante vengono fuori, che ne so, questa immagine si trasforma, in ottica vengono fuori tutta una serie di didascalie, di scritte o anche di immagini supplementari che ci consentono di entrare di più e avere più informazioni all'interno di quella pagina. Possono essere dei pulsanti, per esempio, che ci rimandano a un menu o che ci portano avanti e indietro o anche a contenuti esterni oppure che mostrano un filmato, non lo so. Io ne ho scelti tre come, diciamo, linea guida. Abbiamo un libro costituito da tre pulsanti. Ragioniamo un secondo sul testo. Prima di tutto il testo non deve impegnare troppo nella lettura, perché se impegnasse troppo nella lettura sarebbe un libro legittimo, chiaramente, ma a impatto testuale, quindi dovremmo pensare a tutto un altro modo di impaginarlo. E la composizione dei pulsanti deve essere anche un invito a cliccare, devono essere dei pulsanti che si capisce in qualche modo che siano dei pulsanti. L'importante è che non siano delle vie di mezzo, in cui tu non sai se un pulsante lo è, provo a cliccare, non provo a cliccare. Le scelte devono essere drastiche. Io posso costruire un libro con un'interfaccia invisibile, vale a dire non c'è nulla di visibile che possa rimandare un'interazione. Quindi vado a cercare a caso. Se qualcuno di voi ha seguito il webinar sul Puzzle Investigation Game, non ci sono freccette o pulsanti in evidenza, bisogna scoprire un ambiente. Ma non devono esserci veramente informazioni, perché altrimenti perdi il gioco della scoperta. Altrimenti, se devono, diciamo, il percorso da effettuare deve essere in qualche modo guidato, beh, questa guida deve esistere, non puoi andartela a cercare, scusi, chi è la guida? Lei è la guida, scusi, seguo lei, chi seguo? La guida deve esserci. Separare gli elementi distinti. Se volete, potete anche separare gli elementi attraverso una linea grafica. Magari voi non ve ne siete accorti, ma c'è una separazione precisa, che poi ho reso invisibile, o meglio trasparente, ma deve esserci. E qui invece abbiamo una fotografia. Ragioniamo per una serie di slide che adesso vi mostrerò, ragioniamo su come può essere rappresentata una fotografia. Prima di tutto dovete considerare che non esiste una linea guida assoluta in questo campo. Se io vi chiedessi, va bene, questa pagina vi piace? Potreste dire di sì perché è una buona composizione, il testo, c'è l'immagine, bella anche l'immagine. Potreste dire di no perché, per esempio, potreste dire che l'immagine è molto bella, sarebbe interessante vederla meglio. Ora, il problema non è quello che voi decidete di rispondere, ma quello che io, autore, desidero che voi percepiate. Questa è la questione. Io voglio che voi percepiate l'immagine? Io voglio che voi percepiate un insieme di immagine e di testo? Voglio che questa immagine sia apprezzata inizialmente e poi, magari facendo un tap al suo interno, esploda su tutta la pagina, quindi in seconda battuta la veda, oppure la voglio vedere? Questo è l'autore che lo deve decidere, non il lettore, perché è un ebook a impatto visuale e non è a priorità di lettura, di lettore, è a priorità di autore, è l'autore che decide. Quindi l'autore deve avere delle idee ben chiare. Che cosa vuole ricavare da questa pagina?
che cosa vuole che il lettore noti? Noi possiamo passare da una pagina di questo genere a questa. Interessante. Sicuramente sono sicuro che qualcuno di voi potrà scrivere che è meglio così, perché magari è stato colpito dall'immagine. E sarà stato sicuramente colpito dall'immagine, perché il testo qui non significa niente, assolutamente niente. D'accordo? Se però il testo qui fosse, non so, prima immagine fotografica creata da, non so, Man Ray nel 1920 che tratta di una cosa, allora si potrebbe essere incerti su qual è l'informazione principale da dare subito, per prima. È chiaro, ma è l'autore che lo decide, non il lettore. Se io sistemo un'immagine in questo modo, do un certo impatto all'immagine. Ma che impatto do all'immagine? Io dico che è una buona immagine, ma attenzione, state continuando a guardare un ebook. Perché? Perché l'interfaccia è molto visibile. Vedete la fotografia, ma vedete anche il libro, vedete anche come la composizione, l'interfaccia è composta. Vediamo allora come si può fare anche variazioni sul tema. Non stiamo mostrando variazioni migliori e peggiori, attenzione, stiamo mostrando, voglio insistere su questo, perché non esiste una verità in questo campo, e a maggior ragione per il fatto che esiste invece una finalità dell'autore. Quindi adesso vi propongo una serie di variazioni che servono perché voi possiate ragionare. E vediamo, per esempio, questa. Interessante questo, perché? Che cosa propone? Beh, propone chiaramente l'immagine, la foto mi dice sei al cinema. Qui sei al cinema. Sei al cinema e non solo, ma il nero fa risaltare molto la fotografia. Il nero è assenza di colore. Quindi io qui catturo l'occhio, perché il bianco cattura, e quindi può distrarre dall'immagine stessa. Ma infatti vi ho detto che in questo caso io voglio continuare a fornire al lettore la percezione che lui è all'interno di un libro. Qui no, qui diminuisce questa percezione. Però gli dico, attenzione, bella questa foto? È bella questa foto, no? Vi piace così, nera, effetto cinematografico? Perfetto. Però guardate che non c'è solo la foto. Che cosa c'è? Che cosa abbiamo qui? Abbiamo anche i pulsanti. Dunque abbiamo un'interazione. Io qui ti sto dicendo, figa questa foto, vale la pena che tu ti metti lì e la guardi bene, ma attenzione, tutte le informazioni che io ti sto per passare non sono racchiuse attraverso questa fotografia. Ci sono dei pulsanti che interagiscono. Se nessuno di questi pulsanti interagisce con la foto, io ho fatto un errore. Perché la percezione del lettore è che bella questa immagine, figo, mi ha interessato così tanto che faccio click. Faccio click per fare che cosa? Non lo so, per vedere meglio un dettaglio, per vedere un cambiamento, si apre un filmato, un qualche cosa, ma sicuramente se ho tre pulsanti in evidenza così è perché qualche cosa deve succedere all'interno di quell'immagine, altrimenti ho sbagliato, non c'è niente da fare. Induco il lettore a pensare qualche cosa di questa pagina che non è vero. Non lasciate stare questi numerini, due cose eccetera, che li ho messi io perché voglio poi chiedere una cosa a voi e voi risponderete con il numero, d'accordo? E allora potrebbe esserci questa soluzione, vale a dire, figa l'immagine, siamo al cinema, tu sei sempre dentro un libro, però quello che conta è l'interazione, ma attenzione, non abbiamo interazioni adesso collegate alle immagini. Le interazioni esistono perché tu puoi andare al menu, puoi andare nella tab, ma sono scure. Vedete? C'è una bella differenza da così, luminose, accese, vedo, e mi chiamano, mi dicono interagisci, a così. Così mi dicono no, è l'immagine. Ma allora io potrei anche realizzare un'operazione più soft, per esempio questa. Posso diminuire l'ampiezza posso diminuire l'ampiezza dei miei pulsanti e tenerli sempre un po' in ombra.
e poi eventualmente posso aggiungere una didascalia. La posso aggiungere o scusate, la posso aggiungere o la posso togliere. La posso togliere, la posso aggiungere, non lo so. Potrebbe esserci una didascalia. Non è un elemento che stravolge la percezione dell'immagine, assolutamente. Tra l'altro, la didascalia potrebbe essere semplicemente anche il riferimento ai diritti d'autore. Mi hanno prestato questa fotografia e cito qui la fonte. Non disturba la visione dell'immagine. Sulla destra, osservate, perché sulla destra invece ho collocato in basso, qui a destra, una piccola icona che rappresenta un testo. Qui mi dice che forse se faccio un tap, un clic qui, potrei avere qualche informazione aggiuntiva. Quindi posso aggiungere degli elementi, posso inserire degli elementi interattivi anche in una fotografia che voglio che io sia guardata, voglio che io sia osservata, ma lo devo sempre fare con un po' di testa. Non posso piazzare pulsante a destra manca. Guardate, ve lo dico proprio, spero anche che nessuno si offenda, ma la stragrande maggioranza dei lavori che vengono prodotti in classe sono orripilanti da questo punto di vista, ma veramente orripilanti. Non c'è nessuna concezione della rappresentazione grafica, della bellezza che si può ricavare da elementi per quanto semplici, perché vi ricordo siamo all'interno di Keynote e non abbiamo aperto né Illustrator né Photoshop né InDesign né Quark Express, niente di tutto ciò. Siamo in Keynote e PowerPoint che sono applicazioni di grafica e quindi alla fine possono essere utilizzati per comporre le interfacce, chiaramente. Però bisogna ragionare su questi elementi, perché la composizione, vi butto lì una frase, oggi la forma è più importante del contenuto. Lo ripeto perché qualcuno sobbalzerà sulla sedia. La forma oggi è più importante del contenuto. Ragionate, i contenuti sono ovunque. Voglio avere un'informazione sulla vita delle api, ne trovo finché voglio. Ma il modo attraverso il quale io trasmetto queste informazioni, questo fa la differenza. 10 anni fa no, perché il reperimento di contenuti era complicato. Era complicato perché i contenuti erano o su un libro di testo o nella testa del professore o qualche biblioteca. Oggi no, non è così. Oggi ci possiamo informare, possiamo apprendere come ci pare e piace. Quindi abbiamo davanti a noi la possibilità di scegliere. E che cosa scegliamo? Scegliamo il modo. Il modo fa la differenza. La forma, fondamentalmente, oggi è più importante del contenuto. E dunque dobbiamo prestare attenzione, è venuto veramente il momento di prestare attenzione a questi processi. Andiamo avanti. Stessa immagine, però tolgo tutto. Dovrei togliere anche questo perché è veramente disturbante. Lo metto qui di fianco. Basta. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo, guarda questa fotografia. Fine. Non ti sto neanche dicendo che sei dentro un libro, che ci saranno delle interazioni. Sto dicendo, guarda questa foto. Dal momento che tu sei dentro un libro, attenzione a quello che vi dico, dal momento in cui tu sei dentro un libro, io so che se tu fai così col dito cambi pagina e vai avanti, se fai così torni indietro. Quindi me ne potrebbe anche fregare di meno di inserirti pulsanti di interazione ed elementi che comunque non hanno nulla a che fare con quell'immagine. È chiaro questo? È una scelta. Ma devo sapere che nel momento in cui io inserisco questi elementi anche in modo, diciamo così, più trasparente, meno sovrastante, però comunque interagiscono con l'immagine. Così invece no, una rappresentazione pulita. Tante volte vale la pena di mostrare solo una fotografia, un'immagine, un disegno e poi fornire informazioni, lasciare godere la vista. Quante volte vedo quelle slide orripilanti che mi tocca assistere durante gli esami di Stato, quando presiedo qualche commissione, ci sono schiere di studenti che presentano delle porcherie assurde, piene di testo, incasinate, e non sanno neanche loro cosa vogliono esprimere. E perché? Perché non hanno avuto una guida a scuola. Perché
e non hanno avuto una guida a scuola perché non hanno avuto degli insegnanti che si ponessero questi problemi. Ma oggi che la produzione e la distribuzione di questi materiali, ebook, prodotti grafici, film, eccetera, è alla portata di tutti, torno a ripetere, non possiamo esimerci da una riflessione su questi temi e non possiamo esimerci dall'imparare qualche cosa su questo. Cambiamo soggetto. Voglio una immagine e voglio un testo, però non voglio una rappresentazione un po' scolastica come questa. Carina, carina, ma un po' scolastica effettivamente. Nulla di male, nulla di male. Però voglio qualche cosa di più compositivo, voglio qualche cosa di più artistico, diciamo così. Allora devo studiare come collocare il testo, dove e come collocarlo. Ragioniamo. L'unico posto possibile per questo testo è qua. Sarebbe da pazzi mettere un testo davanti a questa casa. Anche nel caso in cui questa abitazione non avesse nessun interesse, ma da un punto di vista della composizione sarebbe criminale coprire un elemento così importante come questa casa, che poi non si capirebbe che cosa c'è dietro, mentre possiamo ricavare benissimo l'aspetto naturalistico delle piante, che può essere tranquillamente coperto da un testo. Ragionare su questi elementi, provare diverse posizioni. Guardate, vi cambio sotto il naso. Brutto, non funziona. Perché non funziona? Quando voi avete di fronte una grafica, un'immagine, una fotografia, un disegno, guardate quali sono le linee che compongono questo disegno. Per esempio, le linee qui sono orizzontali e poi sono trasversali. Ma le linee che attraversano le immagini sono orizzontali. Se io inserisco di nuovo il testo su una linea orizzontale, io non creo una discontinuità nella visione che fa sì che, eccolo qua, la lettura sia agevolata e la visione anche. Perché altrimenti sembra una continuità della fotografia stessa, quando invece questo è un elemento distintivo e disturba rispetto alla visione, per esempio, di questa abitazione. Cambiamo. Prima abbiamo inserito un testo in un quadro che è già arrotondato, perché quadrato è una schivezza, perché c'è una percezione attraverso la quale gli spigoli rappresentano delle difficoltà, delle asperità, e siccome comunque abbiamo già un aspetto rettangolare che è determinato dal libro, le bande nere, l'aspetto cinematografico, è meglio quindi rappresentare il testo all'interno di un riquadro che abbia delle rotondità rispetto a un riquadro che abbia invece che sia composto da angoli. Ma possiamo spingerci più avanti su questa strada ed ecco che allora possiamo inserire il testo all'interno di un riquadro invece chiaramente tondo. Eccolo qua, chiaramente tondo. Ed è molto interessante perché tra l'altro in questo caso riprende anche le curve, le rotondità che sono all'interno della fotografia, ma in generale è proprio una questione di percezione della composizione che fa sì che noi leggiamo meglio e accogliamo meglio un testo in questo modo. Allora, ritorniamo alla 1, la 2 è quella con i pulsanti, poi 3 e 4 sono con i pulsanti ma meno in evidenza e la quinta è senza, è proprio cinematografica. Se potete scrivete anche per quale motivo, quindi vedo che la 2, la 3, la 4 e la 2 perché mi permette di usare componenti aggiuntive, va bene, quindi vuol dire che vuole dare altre informazioni. Può essere, sono le vostre idee, sono interessanti. Chiara dice la 5 o la 2 perché evidenziano l'immagine, quindi evidentemente è in testa qualche cosa che evidenzia l'immagine.
La 2 per una migliore accessibilità, quindi sì, però ricordatevi quello che vi ho detto, questa sarebbe la 2, ricordatevi quello che vi ho detto sui pulsanti, se sono così evidenti è perché volete che ci sia un'interazione con l'immagine, quindi e così via. La 3 per conservare un collegamento alle altre pagine, la 3, perfetto, perché vuoi conservare qualche elemento, d'accordo, è giusto questo. Preferisco la 1 con i pulsanti interattivi, proprio, ebbene, proprio, qui diciamo, siamo proprio dentro un libro, è un libro interattivo, vediamo, poi casomai in un secondo momento ti consento di vedere l'immagine a tutto schermo, può essere, certo, come no. 2 pensando un libro di tipo divulgativo, stai scrivendo un sacco. Ok, non posso leggere tutto, ovviamente, così vado un po' a caso le cose che... 3 o 4 perché mi i bottoni troppo evidenti, dice Angela, certo, assolutamente, legittimo, vedete, certo. Ci sono cose interessanti che si possono fare riprendendo proprio anche le immagini per costruire degli elementi grafici che in qualche modo si ricollegano all'immagine stessa. Mi piacciono di più la 4 e la 5, ma per un ebook pubblicato per insegnanti sceglierei la 1. Ecco, quindi il suo gusto va più, è giusto anche questo, no? La 4 e la 5 vanno più per il suo gusto, ma se vogliamo fare qualcosa per insegnanti è bene che abbiano lì proprio tutto ben chiaro, sotto mano, no? Questo ti dà il controllo, dell'interfaccia, cioè siamo qui, siamo dentro un ebook, non ti preoccupare, stai tranquillo, ok? Perfetto, bene, bene, va bene, avete risposto in tantissimi, ok, magari continuiamo poi questa discussione nella classe. Adesso passiamo invece a un altro elemento, perché vogliamo cominciare per esempio a parlare di filmati. Come noi inseriamo un film? Un'immagine va bene, ma un filmato, no? Eccolo qua, io sono un'informazione di navigazione, io sono una didascalia, questo io sono il solito testo e tre pulsanti. Questo è l'equivalente, se vogliamo, di questa, d'accordo? È chiaro che anche qui possiamo inserire un filmato, no? Ma era per cambiare un po' e mostrarvi anche un altro tipo di composizione. Il filmato può essere qui. E dunque magari qui possiamo commentare questo frame. Certo, risulterebbe un po' complicato vedere un intero documentario in questo modo. Dobbiamo sempre pensare qual è lo scopo, il contenuto e poi lo scopo, ovviamente. Proviamo a fare le stesse riflessioni che abbiamo fatto prima, però sempre con un filmato, ed eccoci qua, il filmato parte, e noi abbiamo i tre pulsantini che sono meno ridondanti, può esserci una didascalia, lo vediamo meglio sicuramente. A volte possiamo essere costretti a non dare l'opportunità di vedere il filmato bene in grande. Perché? Perché può darsi che il filmato sia degradato. Allora è preferibile vederlo magari in una finestra un po' più piccola, però godere di maggiori dettagli. Vediamo qui. Qui abbiamo invece qualche cosa di molto diverso. Perché? È vero che abbiamo un filmato, il filmato parte, ma la priorità è del testo. Cioè, io vi sto dicendo che abbiamo già parlato di questo film, l'abbiamo già visto, l'abbiamo commentato, io qui sto solo riprendendo degli aspetti, perché sarebbe demenziale mostrare il filmato così, questo è ovvio. Ma è perfettamente legittimo se io sto continuando un discorso e voglio solo richiamare alla memoria e quello che avete visto e quindi darvi dei contenuti così che sono espressi attraverso un testo che anche questo deve essere comunque limitato. Ci sono tanti modi, lo possiamo spostare, sistemare da un'altra parte, eccetera. Ho scelto una composizione un po' inusuale perché voglio farvi vedere qualche cosa che diciamo può anche non essere applicato tutti i giorni. Naturalmente si può anche diminuire il testo e guardate le differenze tra un testo più ampio, che è di impatto, un testo invece un po' meno ampio, che comunque invita a leggere e che comunque copre una parte dell'immagine. Qui ne copre circa un terzo, qua arriva quasi alla metà e quindi è importante, qui è meno importante.
Come si fa? E beh, bisogna ragionare, chiudere, aprire, collocare, vedere e soprattutto non dimenticare mai quello che stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. È chiaro il meccanismo fino qui? Allora, andiamo avanti con un altro argomento. Abbiamo un'immagine, abbiamo un filmato, abbiamo un testo, complichiamo tutto l'insieme. Qui abbiamo un testo da leggere comodamente in un ebook a impatto visuale, va bene, un testo, perfetto. Qui abbiamo invece il film. E qui abbiamo un'immagine di sfondo che deve avere qualche cosa a che fare con l'argomento di cui stiamo trattando, ovviamente. Allora, notate prima di tutto che l'immagine che abbiamo posto qui, in fondo, in background, non richiama una particolare attenzione, è un dettaglio di un'automobile su uno sfondo sfocato. Quindi possiamo utilizzare uno sfondo di questo genere anche per pura bellezza, per dire, perché ci piace proprio la composizione così com'è, tanto nulla toglie alla visione del filmato, che è anche qui un rappel, perché altrimenti non sarebbe così piccolo e non ci sarebbe bisogno del testo. Oppure non è un rappel, ma io posso fare clic sul filmato e poi esploderlo a tutta pagina, e allora prima però posso passare da informazioni testuali, per esempio, non so, vi posso dire che questa è una sequenza particolarmente interessante di La casa sul lago nel tempo, che è ambientato a Chicago, che ha come punti di riferimento alcuni architetti importanti per la storia di questa città, ma la storia stessa, e vi do delle informazioni, e poi qui vedete degli e quindi a questo punto potete esplodere l'immagine. E dietro invece ho collocato una fotografia per scopi diversi, può essere una foto che si richiama agli argomenti, quindi l'architettura, eccetera, una foto che non c'entra niente perché voglio solo degli sfondi, voglio solo avere a che fare con delle composizioni che invitano a osservare, a stare dentro, a sfogliare con cura, eccetera. Queste, torno a ripetere, sono sempre scelte. Guardiamo un altro tipo di composizione così. Abbiamo a che fare con una fotografia che mi sta dicendo, guarda che non ci sono solo io e abbiamo delle informazioni. Ora, dobbiamo prestare però attenzione a questo aspetto. Siccome queste aree interattive sono evidenti, è chiaro il fatto che io questa immagine l'ho già vista in qualche modo. Non può essere un'immagine che sto scoprendo, perché se si tratta di una fotografia, di un disegno che devo apprezzare per quello che è, non posso coprirlo, chiaramente. Se invece si tratta di rappresentazioni grafiche che devono comporre uno sketch note, devono comporre una tavola, eccetera, va benissimo così. Altrimenti, in qualche modo, devo aver già trattato di questo oggetto visuale. E poi qui possiamo, in un secondo momento, mostrare questi pulsanti. Però anche qui dobbiamo scegliere poi il modo con cui mostrare queste aree, il colore, il posto dove collocarle. Guardate con un'immagine, una fotografia completamente diversa, un'altra ancora, e qui invece andiamo su qualche cosa di più didascalico, per esempio questo. Questo è chiaro che qui siamo all'interno, che ne so, di un libro di scienze, e quindi c'è l'immagine di questo uccello, e qui abbiamo qualche cosa che ha a che fare con la vista, il becco, naturalmente il piumaggio, eccetera. Perché è così? Perché sono molto evidenti questi pulsanti e quindi catturano proprio un'attenzione che è rivolta chiaramente a insegnarti qualche cosa su questo oggetto. Sono tutti discorsi legittimi, ma vedete che la varietà è enorme, infinita di questo. Però esiste sempre una soluzione, ripeto, non assoluta, ma relativamente, una buona soluzione relativamente al vostro
intento, perché sto facendo questo, che cosa voglio dare al mio lettore. Siamo all'interno di un libro che stiamo sfogliando e non dimentichiamoci questo. Vogliamo che l'attenzione, non c'è testo, non c'è interazione, non c'è niente. Vogliamo che l'attenzione ricada sull'immagine, sulla fotografia, solo su questo. Ci sono state fatte 3 proposte, non ce n'è altre, non possiamo cambiare nulla. Le proposte sono queste, 1, 2, 3. Dobbiamo scegliere tra una di queste 3 proposte. Mi dite qual è la vostra scelta e se possibile perché. Qui ha scritto giustamente qualcuno che l'ha scelta perché gli piace la composizione, è vero. La composizione è perfetta. Perché è perfetta? Perché secondo la regola dei terzi io sono perfettamente dimensionato qua, perché l'immagine si sviluppa verso sinistra, infatti è collocata verso sinistra. Dato che si sviluppa verso sinistra, il maggiore spazio libero appare verso sinistra. Qui ci sono delle persone che vengono avanti da sinistra. Questo spazio qui è di destra, è irrilevante, è uno spazio fermo, non mi dà niente, quindi tutto si sviluppa verso sinistra, è corretto. Abbiamo uno spazio intorno interessante, questa immagine è molto buona. È molto buona perché c'è una buonissima composizione che risponde ai criteri grafici della composizione, per cui alla fine io farò questa operazione. Allora, non me ne vogliate, ma questa la scarto. Alla fine che cosa devo scegliere? Beh, devo scegliere sulla base dell'obiettivo che io mi pongo. Voglio prediligere la composizione estetica e quindi, diciamo, la bellezza di... però attenzione, perché colgo di più l'insieme della fotografia che è inserita all'interno di un altro insieme, quindi è veramente molto grafica. Dico bello, ma se io voglio soffermarmi sulla persona, sulle sue emozioni, sullo suo sguardo, devo scegliere questa fra le 3, non ho alternative. Questa l'ho proprio inserita per distrarvi, cioè per far vedere come la bellezza, tra virgolette, ha il suo valore nel nostro giudizio, è molto importante. Ma qui io invece ti dico che attenzione, guarda gli occhi di questa persona, guarda il suo sguardo. Tra l'altro non capisci se sta sguardando il fotografo o no. Non è che lo perdi del tutto qui, ma è inserito in un contesto, il quale a sua volta è inserito in un altro contesto. Adesso guardate queste immagini. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. 2, la 3, la 4, la 1, l'ultima, la 4 perché sembra completa, la 1 è più equilibrata, 2 perché guarda verso lo spazio nero, vediamo un po', la 2 perché guarda verso lo spazio nero, ok, la 2 la luce all'angolo destro porta avanti, 1 focalizzo sulla figura, 1 guarda verso lo spazio, 3 mostra gli occhi della ragazza che guarda con meraviglia qualcosa, 4 va bene. Allora sentite, vi spiego una cosa importante. Ci sono dei casi in cui, quando trattiamo con delle fotografie, dei disegni, delle rappresentazioni, così, è importante il punto di vista dei soggetti che inquadriamo, oppure, diciamo così, dell'oggetto che è inserito. In questo caso è un essere umano. Qui abbiamo il suo punto di vista e non abbiamo altri elementi che ci possano distrarre. È importante. Il punto di vista della ragazza qua non è così importante. Ascoltate, mentre nel clochard lo sguardo e gli occhi sono importanti, qui la ragazza ti dice io sto guardando qualcosa d'altro. Quello che a me interessa non è la ragazza, che è bello vedere il suo stupore. Se poi vi dico cosa sta guardando, cioè qua vi fate 4 risate proprio. Ma è bello proprio quello che interessa è la direzione dello sguardo. Lo sguardo porta fuori, capito? Questa è la direzione. Quello che ci interessa è quello che è qua, non quello che fa lei. Lei ha un bel viso, ha un bello sguardo, ma non c'è niente da guardare dentro questo viso, a differenza del volto del clochard. Il volto del clochard ci interroga sulla sua espressione, i suoi sentimenti. Qui invece noi ci porta altrove, vogliamo vedere qualcosa d'altro. D'accordo? Vogliamo vedere qualcosa d'altro.
Allora ragioniamo. Allora, qui abbiamo la ragazza che guarda da questa parte. Secondo la regola dei terzi, ci sta perché è volto in questa direzione, noi abbiamo collocato l'immagine in questo punto. Ma in realtà qui viene tagliata, non abbiamo un campo, non abbiamo un campo visivo, capite? Non c'è lo spazio per interpretare, anzi, abbiamo uno spazio maggiore dietro la ragazza. Quindi questa immagine non va bene così come l'abbiamo collocata, non va per niente bene. Non lasciatevi distrarre dal fatto che è bella l'immagine. Se noi dobbiamo guardare fuori, noi qui non abbiamo lo spazio necessario per poter proseguire, d'accordo? Passiamo a questa invece. Quindi saltiamone una. Qui abbiamo lo spazio, perché c'è lo spazio qui, poi c'è ancora lo spazio nero, ma sono due spazi diversi che non stanno granché bene insieme, messi così. La regola dei terzi è formalmente rispettata, perché lei guarda da questa parte e abbiamo molto spazio vuoto qui, d'accordo? Ma non va ancora bene, non va ancora bene perché poi noi in realtà siamo portati a guardare di là, ma il libro lo giriamo da questa parte. E poi questo spazio nero non è così sufficiente. Guardate cosa succederebbe. Ecco, guardate in questo caso. In questo caso è più interessante, lo vedete? Perché? Perché questo nero è lo spazio incognito di quello che lei guarda. Quindi questa foto è corretta. Rispetto a che cosa? Rispetto alla regola dei terzi è corretta. Perché la regola dei terzi dice che tu devi avere lo spazio nella direzione del movimento, che in questo caso va punto, d'accordo? E quindi devi collocarlo all'estremità opposta all'immagine, così sarebbe ancora meglio. Chiaro questo? Vi è chiaro? Quindi sarebbe anche corretto così, ma siamo all'interno di un libro interattivo, quindi io sono sempre portato a fare un tap da questa parte, d'accordo? Quindi lei guarda di là, ma il movimento va nell'altra direzione, quindi potrebbe essere più corretta questa se fosse naturalmente in un altro modo, perché qui abbiamo la direzione, qui allora io sfoglio il libro e sono spinto ad andare avanti, cioè in fin dei conti così. Questa potrebbe essere l'immagine migliore, cioè il modo migliore per rappresentarla, perché abbiamo una continuità con il libro. Vi dico subito che abbiamo quattro brutte alternative. Abbiamo quattro brutte alternative che sarebbe meglio non avere, ma abbiamo queste, dobbiamo scegliere, non c'è niente da fare. Una, due, tre, quattro. C'è una sola scelta possibile qua, vediamo se la beccate. Una, due, tre, quattro. Allora, guardate, la 1 assolutamente no, cioè proprio guarda di là, giro dall'altra parte, c'è un sacco di spazio nero intorno. Questa ci ragioniamo dopo, questa è carina come composizione, faccio un tap qua, giro l'immagine da questa parte, lei guarda nella direzione opposta, può essere l'equivalente di questa, d'accordo? Vedete uno e due, e poi abbiamo questa che non va proprio bene, cioè messa in alto così, con tutto lo spazio intorno, blocca lo sguardo, mentre invece, allora meglio questa perché qui abbiamo tutto uno spazio che è rivolto al suo sguardo, si aggancia con il suo sguardo. Però, sempre per il discorso che facevamo prima, siamo all'interno di un ebook, dobbiamo sfogliare, leggere, eccetera, questa probabilmente è la posizione migliore. Ecco, assolutamente no, questa che non ha arie intorno allo spazio, questa sì, ha una dimensione. Questa ha una dimensione e questa non ce l'hanno. Allora, una e due non hanno dimensioni nella sua traiettoria, invece la 6 e la 7, che poi sono anche quelle che avete scelto di più voi, infatti avete scelto la 6 e la 7 di più, poi qualcuno anche le altre, perché avete fatto anche le vostre scelte, però direi certamente una e due. Ma questa è anche molto sacrificata e poi ci devo mettere anche il dito e va anche nella posizione opposta. Non è male come composizione, ma questa è più
invita di più alla lettura, ad andare avanti e è più coerente con il movimento del libro. E adesso io vorrei semplicemente con voi vedere come funziona la costruzione di un layout così. Partiamo da questa pagina solo, vi mostro come funziona, ma l'avete già capito, è molto semplice. Cioè, questo che cos'è? Questo è un oggetto, una forma, d'accordo? Io prendo una forma, la colloco qui, va bene? La porto qua sopra, poi vado a prendere, questo si fa nello stesso modo sia con PowerPoint che con Keynote, no? Poi vado a prendere lo stile, perché? Perché cerco il bordo, voglio un bordo lineare, perfetto, però voglio una cornice un po' più grande. Bene, e allora voglio che però il colore del bordo sia giallo così. Però vedete che rispetto a questa linea ho anche i bordini laterali, non mi interessano, li tolgo, quindi allargo un po' l'immagine. Basta, eccoci, a parte che il colore non è lo stesso di questo, va bene? Poi vado a prendere le misure, queste. Sono le dimensioni dell'oggetto, specialmente l'altezza mi interessa, che siano 2 cm esatti. Poi copio e incollo e lo porto sotto. Allo stesso modo, vi è chiaro questo, posso andare avanti, non voglio dilungarmi su procedure che do per scontato, no? E poi il pulsante è la stessa cosa, solo che prendo una forma rotonda, ne prendo una qualsiasi, e poi uso lo stesso meccanismo, stile, e cerco che cosa? Il bordo linea. E lui si ricorda già quello di prima, in questo caso nero preferibile perché stacca un po', ma insomma, dove è finita la palette qua? Nero stacca un po', se vogliamo, però poi alla fine sono gusti. Se avete dei dubbi sulla composizione tra loro, sulla combinazione dei colori, ricordatevi quello che vi ho insegnato con Post Illustrator. Per chi di voi ha seguito i seminari precedenti, perché lì trovate già delle combinazioni di colori, vi ricordate? Se avete i dubbi, prendete quelle e sapete che con quelle combinazioni voi andate sul sicuro, senza bisogno di fare chissà quali studi. Ok? Come, e adesso inseriamo la parte per il testo in fondo, per esempio, no? Se non vogliamo la pagina bianca, questo è chiaro. E questa è la stessa cosa, è forma, d'accordo? Togliamo le ombreggiature, togliamo tutti gli elementi inutili che non servono. Anche qui togliamo quei bordi, quei contorni che sono tutti seghettati a puntini, slabbrati. Lasciamo l'essenziale. L'essenziale è sempre la cosa più interessante da fare. E qui già forse siamo ai limiti di quello che è possibile fare. Eccolo qua, l'opacità dell'oggetto qua in basso. Quindi io agisco sulla trasparenza dell'oggetto, poi farò in Keynote e PowerPoint delle prove per vedere se il testo si legge e per vedere anche se lo posso anche eventualmente leggere bene utilizzando un grigio più leggero, per esempio questo, no? Vediamo un po', così sì, si legge, perfetto. Insomma, devo trovare la mia combinazione di trasparenze, ma è un insieme solo di elementi che voi trovate di forme varie che trovate all'interno delle vostre applicazioni. Poi, fatto questo, voi avrete il vostro libro, vedete? Niente, lo componete come volete, con i colori che vi pare. Se questi pulsanti non devono essere presenti in tutte le pagine, avete due alternative. Guardate, la prima è che create delle pagine con tutte e tre i pulsanti, delle pagine senza, delle pagine con un pulsante solo e così via, va bene? Oppure create una pagina, guardate, così. Togliete tutto. Qua, qua, create una pagina solo con i pulsanti. Questa pagina la sovrapporrete alle altre che avete creato. Se queste pagine esporta come immagini, anziché JPEG le salvate in PNG o TIFF con trasparenza, voi avete la pagina trasparente, purché ovviamente l'applicazione che usiate legga le trasparenze dell'immagine. E quindi che cosa leggerà la vostra applicazione? Leggerà solo i tre pulsanti. Che
che potrete collocare e proprio aggiungere laddove sarà necessario avere. Quindi l'altro trucco qual è? È quello di separare gli elementi grafici se questi non devono essere sovrapposti in tutte o la maggior parte delle pagine. Se invece la vostra struttura è composta da 4 o 5 modelli di pagina, create quei 4 o 5 modelli in questo modo e non fatelo sull'applicazione che state usando per comporre il libro. Perché? Perché questo vi rimane, l'altra no, l'altra rimane sul libro che voi avete creato. E poi se voi lo fate sull'applicazione per creare il libro, non riflettete più su tutto questo insieme di elementi su quale abbiamo riflettuto oggi e specialmente non ci rifletteranno i vostri studenti. Invece no, distinguiamo. Come ho già detto qualche volta, a me non piacciono quelle applicazioni che non giudico per niente professionali, che fanno di tutto. Tu lì dentro fai tutto. No. Il nostro processo mentale, se si lavora appunto in modo professionale, non fa così. C'è una divisione del lavoro, c'è una professionalità. C'è chi fa i film, c'è chi compone, c'è chi scrive, non chi fa tutto, anche se oggi è possibile ovviamente fare tutto. E dunque abbiamo bisogno di utilizzare applicazioni che per progettare, applicazioni per comporre, applicazioni per distribuire, eccetera, eccetera. E la separazione del processo, quindi, è un importante fattore di sviluppo logico e cognitivo anche per i nostri studenti, ma anche per noi. Ok? È giunto il momento di lasciarci. Vi auguro buona serata, buone vacanze, buon proseguimento. Ciao a tutti. E arrivederci.